Buonasera a tutte e tutti e tutt'o e benvenuti al primo talk che si effettuerà qui, che si sta iniziando proprio ad effettuare nel, nello stand media e comunicazioni del, dello Sherwood Festival. In questo primo talk eh, parleremo di un argomento che sta eh, molto a cuore. Eh, a noi, che siamo il motore pulsante del, eh, dello Sherwood Festival, a tutte le organizzazioni che appunto eh, portano avanti questo, questo festival, eh, parleremo di Messico. Eh, parleremo di Messico e ne abbiamo sempre parlato. Eh, C'è da dire che nell'ultimo nell anno questa, questa voglia eh, di interrogarci su quello che sta accadendo in Messico e su come anche noi possiamo ritornare ad essere protagonisti all'interno delle battaglie anche che si portano avanti in Messico è stata come dire. Eh, coltivata dalla presenza degli zapatisti che eh, nel corso di quest'anno hanno attraversato l'Europa, sono venuti eh, da noi a, a conoscere quelle che invece sono le nostre resistenze che portiamo avanti eh, nel quotidiano. Quindi la gira zapatista ci ha dato nuovamente quella, quella linfa vitale per eh, capire ancora oggi cosa succede nel, eh, nel Messico e qual è oggi la situazione attuale eh, nel Paese. Eh, dialogheremo con, uh, questa sera con Lorenzo, attivista di Abasta e di Besè, che è l'associazione che ha organizzato questo, questo festival e che ci racconterà anche cosa uh, cos ha in cantiere per, uh, per i prossimi mesi, con uh, Marcello degli Espagna Circo Este e Matteo di Garincia Dischi, che intanto ringrazio per essere qui stasera. A voi. Ciao. Parleremo appunto della situazione messicana e di quelle che sono le esperienze, le tante resistenze che ancora, che ancora oggi ci sono in Messico e che passano soprattutto per quella che è l'azione della, della popolazione indigena che è davvero l'ultimo eh, baluardo eh, a difesa di un territorio che ormai da troppi anni è sotto attacco eh, dal capitalismo neoliberale. Eh, un attacco che negli ultimi anni è diventato sempre più violento e sempre più, eh, più pressante che si traduce in una mili militarizzazione sempre più imponente e in, uh, mh, in territori che vengono devastati da grandi, grandi opere inutili. Faremo un po' un giro di, di domande, io partirei subito ehm, facendo una domanda sia a Marcello che a, a Matteo, eh, chiedendo... Mh, banalmente, che poi non è banalmente, eh, quando eh, sentite la parola Messico cosa vi trasmette questa parola e quel, qual è la vostra, la vostra esperienza di, di Messico e della terra messicana? Allora, eh, dunque noi abbiamo fatto un viaggio e io inevitabilmente non riesco a non pensare a un viaggio in uh, in Chiapas uh, con uh, 27N e nel uh, adesso provo a ricordare 2016, direi, uh, e ci sarebbe um, e abbiamo fatto anche un disco che si chiama garincia love Chiapas, uh, fatto con uh, campioni e cose registrate là con musicisti che abbiamo conosciuto tra i soprattutto uh, più più che dentro i Caracol, soprattutto tra i vari compagni anche di altre nazionalità che incontravamo durante il viaggio e eh, suoni rubati per, per la strada in giro eh, l'abbiamo fatto diventare un disco ehm, e l'obiettivo sarebbe stato che nel 2020, ad aprile 2020, eravamo anche vinto un bando per andare a fare un concerto dentro a Oventic dentro uno dei, allora erano cinque, Caracol Ehm, e portare cinque band ehm, e ehm, un, un grande concerto. Ehm, e registrarlo, eh, documentarlo e farlo diventare eh, poi probabilmente Carincelovo Chiapas 2. Ma eh, come sappiamo a febbraio il mondo si è fermato, eh, l'hanno rimandato un paio di volte questo bando e poi dopo è andato perduto, quindi eh, ora è tutto da, da rifare quel progetto là, purtroppo. Ehm, però rimane questo, questo sogno di, di quei luoghi che siamo andati a vedere solo da turisti, per quanto insomma, turisti politici, però turisti, perché la verità è che andavamo a guardare e ad ascoltare, niente di più. Ehm, siamo andati in eh, 4 su 5 caracol in quel periodo. Eh, eravamo io eh, con eh, diversi attivisti e eh, con eh, Carota dello Stato Sociale. E eh, ehm, eh, il, il sogno era quindi di riportare là eh, tutta la band e altre band. Ci dovevano essere Spagna Circo Est tra queste, e, e, e il sogno era di portare musica perché tutte queste band cantano in italiano, tra l'altro, quindi puoi trovare anche il modo per sì. spiegargli cosa stavamo andando a cantare e qual era il legame anche del fatto delle, delle nostre canzoni con il perché eravamo là, poi magari. Perché comunque quello che abbiamo trovato quando siamo andati là da, da turisti era una gran voglia di ascoltare, questa è la, è la verità. Eh, tutte le volte che abbiamo conosciuto una punta del buon governo ci hanno ascoltato. Volevano sapere cosa facevamo, eh, qual era la nostra storia. Insomma, c'era proprio un desiderio di scambio, e da lì è nata l'idea di eh, portiamo là la nostra musica che è in un'altra lingua, che è in un'altra, salvo qualche canzone degli Spagna, è tutta in italiano le, tutte le altre band, eh, e andiamo a, a, a farci sentire, insomma, questo era il, il desiderio per ora purtroppo eh, accantonato, non, non, non completamente saltato. Eh, quindi io non riesco a non pensare al mio viaggio e ai, ai caracol, quello che abbiamo visto e le persone che abbiamo conosciuto, che ci hanno comunque dato un... a volte anche un livello di spiritualità, cioè in alcune chiacchiere, che è un po' imbarazzante, nel senso che secondo me spesso siamo abituati a... Uh, nel, nel dialogo, nella chiacchiera quando incontriamo le persone a rimanere in prima battuta su un livello abbastanza superficiale e invece anche molte persone che conoscevamo per la prima volta c'era sempre un'elevazione un subito uh, che le prime volte, ammetto addirittura mi ha creato un po', un po di imbarazzo perché siamo veramente un po' Uh, mi sono accorto di quanto è superficiale il primo incontro per esempio quando facciamo un primo incontro e invece i primi incontri erano sempre più profondi dei nostri primi incontri ecco, questo è quello che, che mi fa pensare a me la prima volta se penso sul momento a, a, me, a Messico e di conseguenza a Chiapas perché poi per me Messico è, è, stato, è stato quello noi siamo arrivati a città del Messico ma poi siamo andati quasi dritti là e siamo stati là praticamente tutto il tempo Grazie. Marcello, giro la sì. domanda anche a te, cos'è per te Beh, Messico? Ultimamente, ciao, ultimamente è stato questo anche per me, nel senso sarei stato una delle band fra, mh, fra le quali avrei partecipato a questo bando di concorso che portava in Messico, avremmo visitato una terra che avevo solo letto, avevo solo sentito, però fondamentalmente forse perché cosa mi viene in mente Messico veramente nel cuore, se ci penso, è... Mh, è una cosa che ha a che fare con le storie. Eh, io ho avuto la fortuna di vivere in America Latina per tanti anni e l'ho fatto in un momento della mia vita in cui sono andato a vivere lì in un momento della mia vita in cui avevo la possibilità di prendere un biglietto e scappare in qualche parte. Allora, perché sono andato in America Latina? Non lo so, ma a ben pensarci è perché in degli anni particolari della mia vita. Eh, associazioni come IABASTA, eh, centri sociali come il RIVOLTA, portavano delle storie a ragazzini come me che sentivano di queste rivoluzioni lontane e venivano ispirati. E quindi quando io ho dovuto capire dove scappare in una mia fuga esistenziale, sicuramente in Latino America, io poi sono andato in Argentina, so, ho quanto più il sud, però tutto quello che ha portato le ZLN e tutto... E tutto il movimento, diciamo, zappatista, eh, dalla letteratura, ai documentari, alle testimonianze, è quello che fondamentalmente mi ha fatto scegliere per il Sud America. insomma. Grazie. Quindi, storie, racconti, eh, già iniziamo a parlare di comunità di resistenza di Caracol. Um, Lorenzo, ti chiederei mh, qual è la uh, situazione politica e la situazione sociale ed economica in questo momento in, uh, in Messico? Cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa negli ultimi anni con le ultime elezioni, qual è la situazione? Sì, eh, questo è un compito un po' più gramo, nel senso che bisogna spostarsi da questo lato un po' <ride> positivo che giustamente hanno appena descritto. Eh, perché il contesto, il contesto politico messicano è un contesto piuttosto complesso. Eh, dal primo dicembre 2018 è entrato in. È, stato, o meglio, è diventato operativo il governo di eh, eh, AMLO Andrés Manuel López Obrador che eh, come dire, si è presentato eh, come un'alterità rispetto a un sistema di partiti tradizionali e alla, sua alla loro alternanza al potere in una continuità di corruzione e, e in questo senso quindi si è presentato come alternativa a sinistra, eh, un'alternativa in un certo senso che ha fatto molto, molto leva su una certa narrazione nazionalista, populista. Eh, soprattutto incentrata sulla nazionalizzazione di molti settori dell'industria, del commercio, eh, su una posizione non più così servile nei confronti degli USA, ma eh, come spesso avviene anche in altre geografie del mondo, di per sé ha portato a un altro livello, a un livello superiore, una serie di politiche che già erano in atto, politiche neoliberali, che si esprimono come giustamente anticipavi anche prima, attraverso una serie di, di fattori che sono appunto la militarizzazione, la militarizzazione dei territori, l'aumento di, di megaprogetti, megaproiectos, quelli che qui chiameremo grandi opere, e, e che, e, che a cui si unisce anche appunto un collaterale aumento della violenza sistemica anche attraverso l'aumento di gruppi di narcotrafficanti e, e di paramilitari che, che poi sono anche una strategia attraverso il quale lo Stato spesso attua la sua repressione ma di cui poi non ha pienamente il pieno controllo e che quindi si, si riverbera in realtà sulla società civile e che spesso anche vengono anche utilizzati nella persecuzione di degli, attivisti, degli attivisti civili che, che quindi producono i tristi primati che, di cui sentiamo di assassini, appunto, di attivisti o di incarcerazione. E quindi dal, dal primo dicembre 2018 si è messa in campo questa nuova narrazione in Messico che si oppone a... Appunto, a, a, un, a questo passato appunto di continuità al potere della, della corruzione, che ha raccolto anche molto, molto sostegno nella società civile e che paradossalmente ha anche creato una spaccatura tra tutta la società civile che anche appoggiava il movimento armato e le ZLN perché, appunto, le ZLN essendo critico nei confronti di questo governo e delle scelte concrete che faceva, creava appunto un problema nella narrazione nel porsi a sinistra nel porsi ecco, in questi termini. Eh, quindi di fatto oggi il contesto messicano è un contesto eh, come quello che ho appena descritto, in cui a pagare più di tutti sono i popoli originari. Ecco. Grazie. Eh, sono a pagare sicuramente i popoli originari, eh, però sono loro quelli che portano avanti una, una resistenza eh, molto, molto forte e molto determinata. Eh, farei un secondo giro di domande partendo da te Marcello che sappiamo che tra l'altro ci devi lasciare per motivi molto importanti perché tra un po' sarà lì sul palco. Eh, qual è la tua esperienza e la tua conoscenza di quella che è la eh, resistenza di queste popolazioni eh, indigene in, in Messico? Mi ha sempre fatto, sin da, dagli anni 90, eh, sono stati proprio dei... Eh, sono sempre stati avanti la lotta del zapatista è sempre stata avanti e mai come oggi il, il, il tiere dignidad o, o comunque il fatto di scontrarsi con i grossi poteri per, per affermare uno stato e, e una propria identità all'interno della terra e del valore della terra è stato è, è attuale come oggi e in scala Oggi vediamo la stessa cosa nel mondo, fondamentalmente loro un po' di tempo fa, negli anni 90, 30 anni, quasi 30 anni fa, combattevano contro i latifondisti, oggi combattono contro un governo eh, che si è affiliato, affiliato con i narcos, comunque sono i poteri grossi. Se noi andiamo ad allargare questa cosa in termini mondiali, fondamentalmente è, il, è la battaglia, è la resistenza che saremo portati a fare noi. Eh, difendere la terra contro i poteri grossi, la dignità nostra contro i poteri grossi e, e in questo rivedo molto la resistenza delle ZLN e, eh, nella nostra vita quotidiana. Grazie, Matteo. Ti pongo la stessa, la stessa domanda: cos'è per te? Eh, la resistenza indigena, quali sono eh, quei valori in cui magari ti riconosci e che, che credi siano, siano fondamentali non solo per loro, ma per tutte quelle che sono le, eh, le popolazioni in, in lotta nel, nel mondo? Allora, inevitabile, il, eh, non voglio anticipare dei temi, so che Lorenzo sicuramente, eh, però sicuramente eh, ripetisco, io sono stato nel 2016. Ed era eh, un po' diverso, non tanto diverso, ma un po' diverso. Sicuramente eh, non era ancora un tema caldo questo delle, delle grandi opere, o almeno non era così caldo come è oggi. Sicuramente eh, è evidente che eh, eh, um, io, io, però, in quel periodo sono stato a visitare Palenque, che eh, è una delle, delle cose più belle, insieme a Machu Picchu, una delle cose più belle che ho visto nella mia vita. Uh, stiamo parlando di una, uh, un, un sito archeologico comunque che uh, fino a adesso sparo degli anni, fino a pochi anni fa, non dico dei numeri così non li sbaglio, fino a pochi anni fa si raggiungeva solo in elicottero, per capirci, privato. Uh, quando siamo andati noi era uno dei primi anni nel 2016, se, veramente uno dei primi anni nel quale comunque via terra, quindi facendo un viaggio di qualche giorno, si riusciva a raggiungere parliamo di un luogo incredibile dove come potrei capire il viaggio è talmente complicato che alla fine poi si è veramente in quattro gatti eh, ed, è, ed è magico perché comunque stiamo parlando di un, di un sito eh, molto più ampio di quello vicino alla città del Messico molto più famoso eh, ma, ma molto più grande più completo, un, un luogo magico veramente eh, e che penso che eh, renderlo eh, tutto questo progetto che eh, secondo me Lorenzo spiegherà meglio di me, perché io ribadisco, sono da, da allora mi sono interessato, ma rimango comunque un, 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 un interessato, non sono sicuramente una, un attivista ai livelli di, di Lorenzo. Però la, la questione è: secondo me, è importante. Ehm, hanno deciso di rendere questo luogo, che è un luogo che giustamente era faticoso da raggiungere e io dico giustamente perché secondo me è bello anche che esistano luoghi al mondo che non siano raggiungibili in poche ore e che meritino una fatica in più. Vogliono renderlo di turismo massificato, rapido, veloce, in modo che tutti quelli che vanno al mare a Cancun possano in poche ore arrivare e vedere una cosa che... In realtà servirebbe fatica, servirebbe tempo, servirebbe, eh, vorrebbero ovviamente speculare, è, è banale. Eh, ovviamente, questa cosa eh, di un treno che è da Cancun arriva fino a Palenque, un luogo che fino a 10-15 anni fa era un luogo per sole archeologi e non riesco a non vedere delle cose simili alla Val di Susa o alcune cose che abbiamo più vicine. Eh, ovviamente ci sono anche tutte le dovute differenze, però non riesco a non vederci delle, 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 delle affinità, eh, perché comunque la, la domanda è sempre: ce n'è bisogno? Ovviamente, eh, eh, io penso che nel caso del Palenque non ce ne sia bisogno. Io, quello che ho letto io è un progetto comunque devastante per il territorio: devastante perché parliamo veramente di un. Io sì. non so quanti chilometri sono, lo, lo saprà meglio Lorenzo, però. Tanti, insomma non parliamo di, di 100 km, si parla di, insomma, di, di tanta roba e ed è un, un progetto che, in cui non riesco a vedere del, del, del bene, è semplicemente speculazione. Eh, quando sono andato io, ribadisco, nel 2016 non era un tema caldo, quindi io le ho solo lette queste cose, non le ho vissute là con loro. Ai tempi, eh, quando sono andato io era il periodo del... Eh, eh, Entriamo o non entriamo in politica, c'era tutto quel discorso eh, che insomma, era tutta un'altra fase. C'erano altri temi del, del momento, perché poi ogni mese cambiano, si spostano giustamente i temi. Eh, questa sicuramente mi fa vedere delle, delle similitudini che eh, me lo fanno sentire vicino. Eh, poi dopo lo trovo ancora più probabilmente grave perché è veramente. Si tratta non solo del, degli zapatisti, eh, ma di tanti popoli che vengono comunque eh, a qui passare sopra per fare questa eh, speculazione turistica, niente di, niente di più. Eh, che tra l'altro a mio avviso toglie anche tutta una magia che è inutile, che da viaggiatore ti sto a spiegare, però è, è veramente, il bello del viaggiare è anche quello di, che ci vuole del tempo a raggiungere i luoghi. Non trovo nessuna magia nel, nel raggiungere rapidamente Palenque domani. Eh, Palenque, per chi non lo sapesse, è esattamente sul confine tra eh, il Guatemala e il, e il Chiapas ehm, ed è in mezzo al nulla. Ci vogliono diverse ore di macchina su una strada sterrata oggi per arrivarci ehm, e. Si diverse diverse ore insomma ci abbiamo messo tre giorni comunque questo a memoria vado eh, sicuramente farlo diventare un luogo raggiungibile in quattro ore come cinque ore come il progetto è eh. così che gli, le, gli americani e insomma, gli europei lo possano fare in, in giornata tra virgolette è una forzatura è inutile che ve lo dico grazie Marcello, noi ti, ti liberiamo, buon, uh, buon concerto, ti vedremo tra un po' sul, sul palco del, dello Sherwood Festival e noi un applauso, facciamo un applauso e ringraziamo per, per la sua disponibilità e per, anche per l'impegno che portano avanti costantemente. Ehm, Matteo giustamente faceva anche dei, dei paragoni no? con quelle che sono anche le situazioni che viviamo qui in Italia, facevi riferimento... Alla lotta notav, dove comunque un territorio è devastato da politiche eh, governative e non solo, che eh, a tutti i costi vogliono, eh, come dire, eh, cercare di portare progresso, velocità e, eh, e quella velocità che, soprattutto in, in certi territori, è proprio è in antitesi totalmente. Ehm, Lorenzo, prima ci parlavi di, eh, del, governo, del governo AMLO e di quelle che sono le politiche che eh, sta portando avanti in, in, questo, in questo periodo. Possiamo parlare veramente di una colonizzazione forzata, eh, grandi opere che continuano a distruggere eh, la terra e sappiamo quanto gli indigeni siano, eh, i popoli indigeni siano davvero legati alla, alla madre terra più davvero di ogni altro di ogni altro popolo nel mondo. Eh, ti chiederei un po' anche mh, adesso di contestualizzare quella che è ehm, la situazione di questi popoli che, che, devono, che sono costretti a lottare anche contro questi governi che eh, qualcuno definisce progressisti e che magari accoglie con, eh, con favore perché... Eh, nutre probabilmente delle, delle speranze e poi vediamo con i fatti che queste speranze eh, non, sono, non sono concrete. Certo, eh, abbiamo detto che appunto i popoli originari hanno un ruolo da protagonisti in Messico, ma mi sentirei di estendere in tutta Latino America rispetto a, a, alle resistenze che vengono portate appunto da, dal modello capitalista. E, a mio avviso è utile fare una rapidissima premessa su, rispetto alla società messicana che può non essere scontata, eh, che è un meticciato particolare in cui coesistono a tutt'oggi una, una componente diremo bianca, direttamente eh, eh, discendente appunto dall'elite eh, coloniale. Una grossissima parte appunto di meticciato, e quindi di ibridazione, ma c'è una componente che raggiunge quasi il 20% della popolazione messicana, che eh, di fatto eh, possiamo, con, decidono di definirsi, chiamare popoli originari, nella misura in cui sono direttamente discendenti di, tutte quelle, di tutti quei popoli, dai Maya agli Aztechi ai Nahua che poi hanno subito la colonizzazione, ma che non sono mai scomparsi, che sono lì e che resistono e Sono loro malgrado costretti diciamo a assumere un ruolo di protagonisti in questo tipo di resistenze perché eh, su, su di loro assumono al contempo diciamo, la necessità di una resistenza all'aggressione del modello dal punto di vista appunto della possibilità di portare avanti la propria resistenza secondo i propri paradigmi culturali e sociali, ma anche di fatto sono costretti a, a erigersi a attivisti ambientali in quanto di fatto l'aggressione mette in discussione di fatto la sopravvivenza materiale di queste comunità su cui si basano poi gli altri aspetti di cui, di cui parlavo, all'interno peraltro di un contesto di razzismo endemico che affligge la società messicana nei confronti della componente indigena. E quindi in questo senso le comunità, eh, i popoli originari sono in prima linea in quanto aggrediti nella loro sopravvivenza materiale e culturale nei territori. E quindi per far questo, eh, per portare avanti le proprie resistenze, la propria lotta ambientale, eh, sin dal 1996, anche su, su input, su impulso del, degli zapatisti, eh, ricordo appunto l'intervento della compianta comandante Ramona al primo congresso nel 1996, si è costituito appunto un organismo che viene chiamato Congresso Nazionale Indigena che raccoglie. Tutte le varie assemblee territoriali, tutte le varie organizzazioni territoriali che si danno in Messico, dal Chiapas, eh, quindi nel sud, sino al nord, eh, e che si raccolgono all'interno di questo organismo per coordinare le istanze, per elaborare eh, la propria resistenza secondo appunto, le proprie modalità decisionali, secondo i propri, mh, le proprie modalità appunto, di mettere in campo eh, la, la propria resistenza. E quindi in questo senso. Eh, sarà principalmente con questo soggetto che poi noi andremo a dialogare con la carovana. Ma... Esatto, tu hai anticipato già questo, questo nome, carovana, che è qualcosa di eh, fondamentale. È giusto parlare di quello che accade in, in, uh, nelle altre parti del mondo, nelle parti del mondo da noi lontane, ma per parlare di quei luoghi, per conoscerli come... Si eh, diceva anche nelle, negli interventi precedenti bisogna andare in quei territori, bisogna viaggiare, bisogna parlare con i diretti interessati, bisogna farsi raccontare quello che accade e bisogna anche vivere quelle, quelle esperienze. Iabasta eh, e di Besè dopo questo, appunto, eh, questa voglia di ricominciare a viaggiare, questa voglia di ritornare in Messico che è nata appunto dopo la gira zapatista a cantiere, che è un gioco di parole un po' brutto rispetto a grandi opere eccetera eccetera. Eh, eh, c'è in cantiere appunto qualcosa di importante eh, nei prossimi mesi, una carovana che andrà proprio in, in quei territori a toccare con mano quelle, quelle esperienze. Quindi Lorenzo ti chiedo un po' di dirci e raccontarci quella che sarà questa, questa carovana. Sì, come giustamente anticipavi, il focus eh, dell'associazione Iabaste di Bessè è quella appunto di eh, poter... Eh, Conoscere eh, e tessere relazioni con le resistenze che si danno dal basso nelle diverse geografie del mondo. In questo caso poi c'è anche l'opportunità di, di mettersi in gioco completamente cercando di ribaltare anche una prospettiva, di mettersi in ascolto, di mettersi in dubbio non nella misura di esportare un modello, chiaramente, ma eh, nella misura di eh, crescere reciprocamente riconoscendosi simili nelle lotte come giustamente. Eh, si diceva prima nelle lotte contro il medesimo, il medesimo nemico, quello che gli zapatisti definirebbero l'Idra eh, dalle molte teste. E quindi in questo senso, come dicevi, la Gira zapatista che ha portato più di 180 tra delegati e delegate dell'organizzazione zapatista in Europa l'anno passato, eh, assieme alla quale appunto viaggiava una delegazione di questo congresso nazionale indigena, ha lasciato qui nelle nostre comunità. La, direi la certezza, il fuoco, la volontà di, di appunto ribaltare questa prospettiva, mettersi in ascolto e vedere, toccare con mano appunto queste resistenze. E quindi in questo senso, eh, quasi subito dopo, direi, nel marzo passato, due compagni eh, dell'associazione sono stati in Chiapas. Cercando appunto di, di, di non riallacciare ma continuare a tenere vivi questi legami che, che erano stati seminati con la gira e dalle quali, appunto, è sorta questa opportunità, questo invito da parte dell'Assemblea de los Pueblos de Indigena dell'ISMO in Defensa della Terra e del Territorio, lo leggo per non perdermi pezzi, eh, che è appunto un'organizzazione afferente al CNI di uno specifico territorio. E grazie alla quale appunto, eh, potremo eh, compiere questo viaggio eh, attraverso diverse comunità che appunto, resistono. Un viaggio che partirà, eh, per dare un riferimento geografico, dalla penisola dello Yucatan, dove arriveremo a Cancun, e attraverserà appunto, gli stati di Quintana Roo e Campeche, per portarci poi appunto, fino a, a San Cristobal nel Chiapas, dove avremo. La possibilità di, di interfacciarci con, con un progetto, quello di Barrio Bravo, di, di, di sport popolare. Proseguiremo poi fino alla, alla costa Pacifica e, e di lì eh, faremo un percorso a ritroso per tornare poi sulla, sulla, sulla costa del Golfo. Mm, per andare un poco più nel dettaglio e come dire, spiegare questo itinerario a che tipo di, di tappe va incontro. Eh, nella prima fase, come giustamente veniva anticipato, che eh, attiene alla zona geografica dello Yucatan, avremo la possibilità di confrontarci con le assemblee e le organizzazioni che eh, resistono in questo particolare territorio alla costruzione del Trem Maia. È stato un po' anticipato: il Tremaia viene chiamato così appunto per dargli una, una chiave un po', po folcloristica, di fatto è una grande opera finalizzata al trasporto eh, su rotaia turistico per aumentare il flusso turistico in una zona per, dal, dalla zona del, dei Caraibi alla zona di San Cristobal sono due zone molto turistiche ma ad oggi difficilmente collegate e come giustamente anticipavi implicano uno spostamento di giorni. Il, il progetto prevede appunto la costruzione di un treno ad alta velocità che ovviamente porta con sé eh, la distruzione, l'esproprio di grandi territori, la distruzione della foresta. E ovviamente la militarizzazione dei territori, anche perché una pratica comune è quella dell'assegnazione diretta dei cantieri all'esercito e quindi un controllo diretto sia della gestione logistica come poi anche delle entrate future. Ecco, dopo questa prima fase, e dopo il passaggio a San Cristobal, eh, saremo appunto nella parte pacifica, più o meno concentrata in un, tutto attorno a, alla zona di, di Ucitan. Eh, che è come dire, eh, il punto estremo di quello che, è, che viene chiamato il corredor transismico ed è di fatto un grande indotto eh, di diversi megaprogetti e diverse opere che dovrebbe eh, come dire, servire a collegare i due, eh, i due lati dell'ismo di Tehuantepec, che, eh, per chi non avesse presente geograficamente, è la parte più stretta del Messico, eh, larga 300 km e che dovrebbe essere messa in comunicazione da anche qui eh, nuove arterie di trasporto su gomma e su rotaia, l'implementazione da una parte e dall'altra del porto eh, petrolifico e, e quindi poi di tutto un indotto di, eh, di lavorazioni e di raffinazione del petrolio in una zona appunto dicevo di 300 km in cui vi è per esempio il 40% dei fiumi emersi di tutto il Messico, eh, 10 ecosistemi differenti e in cui ovviamente vi, vi vivono e da cui traggono il sostegno nel rapporto con la madre terra le diverse comunità e le diverse organizzazioni che avremo modo di conoscere, con le quali avremo modo di interfacciarci e, e apprendere e ascoltare le modalità organizzative, le modalità di resistenza, e, appunto eh, avendo la possibilità poi di vedere in loco con i nostri occhi. Eh, lo scempio che questi megaprogetti producono. Chiudo affrontando anche magari alcuna, qualche contraddizione in termini, nella misura in cui molti di questi progetti apparentemente se, per noi sembrano avere una natura positiva, come l'eolico, eh, ma di fatto sono portatori anche lì di, di grossi aggressioni poi ai territori e quindi di conseguenza alle comunità e quindi avremo la possibilità di eh, stare in media stress diciamo, all'interno delle comunità e nel vedere appunto il processo in atto di, di organizzazione. Grazie Lorenzo, eh, una carovana che sicuramente eh, sarà molto interessante e che darà spunto ancora a riflessioni e, a, a, e anche a organizzazione. Eh, sicuramente eh, sarebbe molto interessante essere in tanti e tante lì eh, in, in loco. Eh, purtroppo non, non tutti siamo eh, così fortunati da poter andare per vari motivi, però Iabaste di Besè eh, tramite i suoi canali social, il suo sito, ci racconterà quella che è l'esperienza di, di questa carovana che potremo seguire sia live da un certo punto di vista, ma anche poi sicuramente come è stato. Per, come, com'è per tutte le altre carovane che Iabaste di Besea organizza in giro per il mondo ci saranno delle occasioni di eh, confronto e di dibattito. Eh, piccolo momento pubblicitario tra virgolette, ovviamente per eh, organizzare una carovana e per andare dall'altra parte del mondo c'è bisogno anche di eh, finanze che ti permettono di poter affrontare questo viaggio, per questo eh, l'associazione Iabaste di Besea ha organizzato una lotteria con dei premi molto interessanti, quindi vi invito a comprare dei i biglietti sia qui in libreria ma comunque in giro eh, per la festa il 16 luglio ci sarà l'estrazione eh, comunque qui in libreria c'è l'angolo di, di abbasta vi invito a passare perché ci sono tanti titoli interessanti e tante eh, robe molto eh, davvero belle da eh, sfogliare e da guardare io ringrazio eh, Matteo per, per essere stato qui per essere stato qui con noi e per aver raccontato la sua esperienza di, di Messico, abbiamo già ringraziato eh, Marcello, ringrazio Lorenzo e eh, tutta l'associazione Iabasta e di Besè eh, che ci dà l'opportunità di conoscere quello che succede dall'altra parte del mondo e di raccontare quei popoli che ancora oggi sono in lotta e, e, e resistono. Eh, prima di salutarci e di dare spazio alla musica, perché tra qualche minuto sul palco inizierà il, uh, il concerto, eh, ricordo l'appuntamento di lunedì, eh, tornano i, i dibattiti del, del lunedì al uh, Sherwood Festival. Alle 20.30 in second stage ci sarà il dibattito Guerra oltre la guerra, un dibattito molto interessante per analizzare e cercare di capire quello che sta succedendo in questo, in questo periodo in, in Ucraina. Io vi ringrazio, vi ringrazio ancora, e buon festival e ai prossimi appuntamenti qui nello stand Comunicazione di Sherwood.